Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi torniamo a recensire un nuovo prodotto che ci hanno mandato i nostri amici della Driver Genius. Già in passato abbiamo visto i loro prodotti quanto sono professionali e soprattutto utili, non solo nel mondo d'oggi ma anche nel mondo di ieri, quindi con ad esempio le porte seriali, con la comunicazione, la programmazione e molto altro ancora. Oggi abbiamo qui un dispositivo veramente molto curioso che utilizza la USB-C, ma non solo, esiste anche nella variante USB e stiamo parlando di una porta RS232 veramente molto professionale, perché al suo interno ha anche dei LED che ci mostrano lo stato di funzionamento della nostra porta seriale e questo ci permetterà anche di capire se ci sono dei malfunzionamenti all'interno della porta che viene utilizzata appunto per la comunicazione. Porta che ad esempio può essere anche un sistema antincendio che utilizza la RS232 per comunicare con il nostro computer e che nel tempo potrebbe anche avere malfunzionamenti ed è per questo che esiste questo dispositivo. Andiamo ad unboxarlo. La scatola si presenta veramente molto bene e ci mostra il nostro prodotto nelle due varianti disponibili, ad esempio con USB-C o con USB normale. Il dispositivo è già pronto all'uso e soprattutto è compatibile con le ultime versioni di Windows. E il manuale inoltre ha diverse lingue che ci permettono di capire al meglio come funziona il nostro dispositivo. Il nostro dispositivo viene fornito all'interno di una busta antistatica e all'interno di questa busta c'è appunto il nostro semplice dispositivo subito pronto all'uso. Come dicevo prima, il nostro dispositivo ha la possibilità di vedere lo stato della nostra porta, quindi tutte le varie comunicazioni se funzionano correttamente. Qui si vedrà ogni singolo stato. Andiamo a provarlo. Una volta collegato, ovviamente il nostro dispositivo verrà subito riconosciuto come una porta seriale. Infatti, come potete vedere, il nostro dispositivo inizierà a lampeggiare in maniera di intermittenza finché non viene installato, per poi appunto rispegnersi tutti i LED. Il nostro dispositivo appare in questo modo sul nostro computer, quindi appare subito come una porta seriale pronta all'uso. E adesso facciamo una prova a vuoto, quindi senza il collegamento di un dispositivo, anche perché purtroppo io non ne ho momentaneamente di dispositivi seriali che sono disponibili per appunto questo test, però posso mostrarvi come funziona semplicemente. Utilizziamo un'applicazione generica per appunto la trasmissione di dati tramite seriale, come ad esempio PuTTY, programma completo che lavora appunto anche sotto i protocolli seriali. Facciamo open e come vedete il nostro dispositivo ha iniziato subito a collegarsi. PuTTY è subito pronto a trasmettere, infatti ogni qualvolta che manderemo anche un semplice messaggio, anche delle parole o altro, come potete vedere in contemporanea, anche se su PuTTY non appare niente perché sta andando a vuoto, sta funzionando correttamente. Infatti il nostro dispositivo ci mostrerà che stiamo trasmettendo delle linee. Linee che appunto vengono trasmesse al dispositivo finale. Quindi questo è un secondo dispositivo interessante per appunto la trasmissione dei dati tramite seriale. La cosa ancora più interessante è che, come avete visto, in pochissimi minuti, infatti questo tutorial, questa recensione dura pochissimo perché voglio farvi vedere anche quanto è facile configurarlo e subito pronto all'uso. E quindi grazie mille Driver Genius per questo dispositivo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ragazzi!